Daniele Patuzzi, MVP della gara, due tiri da tre che hanno regalato la vittoria al Pirgi. Da ex giocatore rossonero, quanto conta questa vittoria? Conta tantissimo, ho fatto tre quarti in cui io e tutta la squadra eravamo molto tesi perché era una partita molto, molto, molto importante e molto difficile, però alla fine siamo riusciti a far funzionare i giochi e alla fine ho segnato quei canestri grazie a tutta la squadra. Per quanto riguarda il Pirgi, vi aspettavate una vittoria in casa della cestistica? No, assolutamente no, però ci aspettavamo una partita molto dura, molto combattuta, qual è stata. L'abbiamo preparata bene in settimana, specialmente a livello mentale, e siamo riusciti a strappare 2 punti. È un po' una vendetta, lo scorso anno non ti hanno messo forse nelle condizioni di giocare al meglio e questa vittoria è un po' una mezza vendetta per te. Ma diciamo che più che vendetta è una bella soddisfazione che mi sono preso su delle persone che non hanno creduto in me, e il Pirgi ha creduto in me e adesso ho dimostrato il mio vero valore. Mister, grande vittoria del Pirgi, era stato il terzo tempo in difficoltà, il Pirgi poi all'ultimo è venuto fuori. Che cosa è successo? Ci racconti un po' la gara. Beh, che è successo in un derby così? Per noi la vittoria più grande era quella di disputare questa gara, perché abbiamo fatto tanto in 3 anni, abbiamo lavorato tanto sul campo, abbiamo lavorato tanto come organizzazione e quindi la vittoria oggi noi già ce l'avevamo prima di entrare in campo. Quando entriamo in campo già abbiamo vinto, perché disputare questa partita per noi è stato già il non plus ultra di fare questo. E vincerla! Vincerla sicuramente dà un senso maggiore a tutto questo lavoro, semplicemente questo. È stata una partita ricca di emozioni, siamo stati sopra di 20, sono andati sopra loro di 8, aver vinto di 5, comunque con 2 bombe di Patuzzi su un gioco nostro completamente libero, vuol dire che quello che fa in campo serve. Ecco, tatticamente non è un po' una mezza lezione per la cestistica, non hanno voluto mettere a zona e voi li avete colpiti proprio con 2 bombe nel finale. Non è lezione, è avere il coraggio di fare delle scelte in momenti importanti. Nella vita in generale il nostro destino viene scritto dalle scelte che facciamo. Poteva essere una scelta con Buffelli e Perin che ci insaccavano 2 canestri da 3, invece la fortuna è venuta da parte del Pirgi. Oggi devo ringraziare a tutti i ragazzi, soprattutto a Matteo che è diventato papà di Michael. E questa è la vittoria per loro, per lui. Mauro Tedeschi, cestistica che prima andava sotto il punteggio, poi ha recuperato, è andato sopra. Nell'ultimo tempo cosa è successo? Ma non nell'ultimo tempo, io direi negli ultimi 3 minuti, 3 minuti e 58 secondi dall'ultimo time out, 59-52, loro hanno messo la zona, noi ci si è spenta la luce, abbiamo pensato di, non so, che la partita ormai fosse in ghiaccio, è la seconda volta che ci capita e cadiamo negli errori in attacco di voler forzare le conclusioni e in difesa abbiamo permesso di arrivare al ferro a 2 piccoli quando potevamo tranquillamente ostacolarli prima. Ecco, il fatto di non aver messo la zona contro una squadra che ha dimostrato di avere diversi tiratori, c'era una ragione? Ma non abbiamo messo la zona perché volevamo continuare a mantenere la pressione che ci ha pagato nel terzo quarto e nel quarto quarto. Ci ha pagato perché loro hanno fatto tantissime volte infrazioni di 24 secondi. Non gli volevamo permettere di girare la palla in maniera facile, di prendere conclusioni ancora più facili. Però diciamo che questo poi col senno del poi non è facilmente riscontrabile poi il fatto di aver messo o meno la zona se poteva dare dei risultati. Ringraziamo comunque Mauro Tedeschi, nonostante l'amarezza, comunque c'è stato un ambiente, è l'unico che ci ha messo la faccia. Questo segno sicuramente un messaggio alla squadra. Ma è un messaggio alla squadra perché il campionato è appena iniziato, abbiamo avuto 2 battute d'arresto pesanti, dobbiamo vedere se adesso siamo in grado di reagire. Poi volevo fare un complimento a tutto il pubblico. Nessuno escluso, penso che una palestra così assiepata erano anni che la dovevamo vedere. Questo fa bene al basket, tu sai che amo il basket a prescindere a priori, per cui questa è stata una cosa molto molto bella. Presidente Piero Sara, in tribuna con gli ultra del Pirgi,
Diciamo, quando avete iniziato questa avventura vi immaginavate di essere qui oggi? Assolutamente no. Siamo partiti da un campetto e da tanti amici, ma oggi è la fine di una parabola, per noi è l'inizio di una grande storia, ma la fine di una parabola che vede comunque la forza, la passione, il cuore e il messaggio che veramente qualsiasi ragazzo può giocare, basta che c'è un gruppo, che c'è un affiatamento, e questa è la prova. Non ci sono acquisti stranieri, argentini, ci sta il cuore di ragazzi del posto che hanno fatto di un gruppo una forza. Da 5 anni ormai questo è il nostro messaggio e continuiamo a andarlo, e oggi siamo arrivati all'apice, veramente sono senza parole per la gioia. Ecco, determinanti i canestri realizzati da Daniele Patuzzi sul finale, un ex rossonero che ha scelto il Pirgi quest'estate, è un segno del destino? Diciamo che di ex ce n'erano molti, anche il sottoscritto comunque dopo quasi a fine carriera, 2 anni con la cestistica, ha anche giocato, dando comunque molto come giocatore. Sicuramente tutti i ragazzi qui erano tutti quanti transitati nella squadra di Civitavecchia, comunque una squadra blasonata, molto famosa e ben organizzata. La soddisfazione è che con gli stessi ragazzi noi siamo riusciti a vincere, a batterli, ma non soltanto sul risultato, anche su molto altro. Matteo De Miglio, oggi è una giornata particolare, in mattina diventi papà e la sera batti la cestistica Civitavecchia col Pirgi Santa Severa. A chi dedichi questa vittoria? Beh, niente, questa vittoria la dedico a mio figlio che, guarda caso, oggi è nato, quando è stato al derby con Civitavecchia, e 2 regali oggi, sono troppo contento. Nel terzo tempo qualcosa non andava bene, non riuscivate a segnare, e poi l'ultimo tempo invece vi siete svegliati tutti insieme. Sì, eravamo stanchi, poi alla fine abbiamo messo, niente, zona 2-3, ci è andata bene, Boffelli è stato un po' placato, e niente, andava bene così. Come si chiama tuo figlio? Michael. Come l'hai chiamato così? Come Michael Jordan, logicamente. Perfetto.